Anche quest'anno, nella solennità di Cristo Signore e Re dell'Universo, stiamo vivendo la giornata della gioventù minima. È un appuntamento che si ripete ogni anno e coinvolge in maniera particolare i giovani che fanno parte delle nostre realtà parrocchiali, in cui risiedono i nostri confratelli, i frati minimi. È una giornata attraverso la quale, a partire dalla riflessione, dall'animazione, non solo si vuole cercare di creare maggiore aggregazione fra i giovani, ma si vuole soprattutto educare e formare affinché i ragazzi scoprano il progetto che Dio ha pensato da sempre per loro. E quest'anno il tema è incentrato prevalentemente sulla missione. Come afferma Papa Francesco, la missione non è un ornamento che mi posso togliere, ma fa parte della mia identità cristiana. La missione è risposta alla chiamata di Dio. E in maniera particolare ai nostri ragazzi offriremo come esempio e modello di vita San Francesco di Paola, amato e conosciuto, lui che, docile alla volontà di Dio, ha compreso che il Signore lo chiamava ad essere profeta di conversione e di misericordia e di riconciliazione. Allora l'augurio che vogliamo fare ai nostri ragazzi è che possano veramente dedicarsi ogni giorno, non solo oggi che ci ritroviamo qui, ma anche quando torneranno nelle loro sedi, possono dedicarsi a fare esperienza di Dio e soprattutto accogliere quell'invito che Papa Francesco ha rivolto nell'ultima giornata mondiale della gioventù: essere protagonisti della loro vita, non riserve, ma titolari in campo. I love it when we stay up late, 'cause we can fall asleep. The way we keep on dancing to our heartbeat. It's just the taste of your lips that makes me feel. One step ahead, reaching for tomorrow. Be one step ahead, be one step ahead. One step ahead, reaching for tomorrow. Feel one step ahead, be one step ahead. One step ahead, reaching for tomorrow. Feel one step ahead.